oggi siamo fortunati perché con l'aria terza riusciamo a vedere anche Capri e Ischia di fronte, Punta Campanella, la penisola sorrentina, la Divina Costiera e poi tutto il golfo di Salerno fino ad un certo punto che poi viene interrotto dal Tres Sinus, le Trenze Nature, Punta Tresino e Punta Licosa. Golfo che l'8 settembre del 43 era pieno di navi. Famoso il banco degli americani. E da qui si godevano lo spettacolo. Allora Francesco è già arrivato al 43, però noi arriviamo alla, al Tres Sinus, che è le Trenze e Nature, che è al confine con Agropoli, il comune di Agropoli, che è stato anche passaggio dei famosi agli antichi monaci basiliani quando scesero per Sibari, andarono diretti a Sibari. Tresino per noi è importante perché rappresenta la patria e dà i natali al fondatore di Castellabate, che è Cossabile Gentilcore, quarto abate dell'abbadia di Cava, fondatore e patrono. Infatti nasce proprio a Borgo Mandrolle di San Giovanni, che anticamente era Borgo Mandrolle di San Giovanni dell'Eredita. È proprio da Cossabile Gentilcore che parte la nostra storia nel 1123, quando insieme al Guglielmo I il Normanno decidono di erigere una fortezza che sia baluardo dell'intera costiera cilentana e assuma proprio le dimensioni di punto di riferimento. E i tecnici di Guglielmo I e Normanno e i tecnici dell'abbadia di Cava partono e individuano il colle Sant'Angelo a 281 metri sul livello del mare per far sì che venisse eretta questa fortezza, una fortezza che, come vedremo poi, abbraccia a 360 gradi, diventa punto di riferimento sia per le isole di fronte sia per la penisola sorrentina, ma diventa innanzitutto crocevia di tutti i sistemi di avvistamento dell'intera costa. Il castello viene firmato nel secondo il Chronicons Caventris, primo mandato viene firmato il 10 ottobre del 1123, non a caso la nostra piazza centrale, che impietosamente è diventata la piazzetta di Benvenuti al Sud, adesso è cancellando la storia, e porta il nome di 10 ottobre 1123, già Piazza Umberto I. Cossabile Gentilcore, quarto abate dell'abbadia di Cava, purtroppo muore il 17 gennaio del 1124, giusto un anno di mandato. Quello che continuerà la sua opera importante nel territorio sarà il quinto abate dell'abbadia di Cava, Simeone, quinto abate dell'abbadia di Cava, che insieme ai monaci, perché qua c'erano 40 monaci dell'abbadia di Cava, e i soldati sempre di Guglielmo I il Normanno, bonificano una zona del nostro territorio che vediamo proprio ai piedi del Monte Tresino, che porta il nome di Laris, Laris Lago, una palude malsana che viene bonificata e introduce nel 1131, il 16 giugno, una innovazione che sarà portata alla storia come ricordo, cioè la prima riforma agraria dopo il 1000. La riforma agraria che dà la possibilità ai contadini di coltivare il proprio terreno e poi automaticamente di diventare proprietari di quel terreno. Di là si cominciano a sviluppare tutti gli insediamenti alla zona marina, soprattutto nel borgo marinaro di Santa Maria, perché attraverso l'opera del Beato Simeone si intensifica anche l'attività del commercio del mare, perché il mare a Santa Maria è qua sotto, eccolo qua. C'è la parte storica, questo braccio che potete vedere è l'antico porto Lutraverso, che serviva per le famose saette
Le saette erano le imbarcazioni che l'abbadia di Cava aveva in dotazione e da Molina di Vietri del Mare, attraverso un sentiero tortuoso, scendevano i monaci per imbarcarsi sulle famose saette che intensificavano il commercio del mare, perché una delle nostre risorse principali che ha fatto sì che dagli anni 1000 fino ai giorni nostri rappresentasse una delle ricchezze inestimabili è il mare, perché il mare è fonte di storia, di civiltà, di commercio e soprattutto intrecci di culture. E dal mare arrivavano tutte le saette che venivano guidate dai benedettini e arrivavano poi per salire alla fortezza del castello dell'abate, che gira a 360 gradi, infatti non a caso di fronte, come dicevamo prima, abbiamo l'isola di Capri e Ischia, la penisola fiorentina con Punta Campanella che nelle giornate terze si vede apertamente, poi abbiamo la catena degli Alburni sul nostro lato, la catena del Monte Stella e poi dal lato che si affaccia sulla valle dell'Annunziata noi nelle giornate terze e pulite riusciamo anche a vedere Stromboli. Quindi da questa posizione strategica riusciamo a capire che cos'era, che cosa rappresentava il castello dell'abate, cioè un punto di riferimento, presidio militare di ben 42 casali, non a caso il tenimento dell'abbadia di Cava arrivava fino all'ultimo tenimento che si chiamava Acquavelia, oggi Acquavella, che è una frazione di Casalvelino. Castellabate attraverso la sua urbs medievale si sviluppa alle spalle del castello, perché il castello viene realizzato sulla roccia. Viene realizzato sulla roccia perché ha due punti di riferimento: la spiaggia dei Tre Zeni, punta l'Utraverso e l'antica approdo greco-romano che costeggia l'isolotto di Leucosia, legato al famoso mito di Licosa. Oggi il centro storico di Castellabate rappresenta una delle potenzialità di questo territorio e io lo definisco, il nostro territorio, un cocktail che va mescolato attraverso i suoi ingredienti più importanti. La frazione più popolosa è Santa Maria, il porto di San Marco, la riserva naturalistica di Punta Licosa, 3.800 metri tra macchia mediterranea, Pinus alepensis, Pinus pinea, e l'antico flisce che costeggia tutta la costa frastagliata dal porto greco-romano fino a Licosa. Infatti c'è proprio la zona di Vallonalto che può essere visitata attraverso questo percorso. Shakerando tutti questi ingredienti esce fuori il prodotto Castellabate che noi oggi riviviamo attraverso i fasti della pellicola cinematografica Benvenuti al Sud, ma diciamo che Benvenuti al Sud è stata una ciliegina sulla torta di uno dei territori che già era insignito come patrimonio mondiale dell'umanità, uno dei borghi più belli d'Italia, comune gioiello d'Italia e riserva di biosfera. Quindi ci fa molto piacere che il film abbia dato una risonanza internazionale e mondiale al nostro territorio, però Castellabate già di per sé rappresentava uno dei capisaldi è un punto di riferimento dell'intera costa cilentana. La società Mutuo Soccorso riveste un ruolo importante nella comunità di Castellabate ed è riconosciuto da tutti perché appunto per l'alto valore, per l'alta funzione sociale di vicinanza e di appunto di questa solidarietà che si crea nell'ambito della compagine sociale. È una cosa molto bella che trova spazio, che trova
che trova, diciamo, che si è ritagliato uno spazio importante all'interno della comunità di Castellabate, non solo per quanto riguarda le attività del mutuo soccorso, le attività cimiteriali in sé. Bello è quando travalica anche i confini del comune, della propria comunità, e stringe scambi di unità di intenti con altre comunità, con altre società come questa, con la Torquato Tasso di Sala Consilina. Credo che sia molto importante questo interscambio tra realtà che sono simili ma nello stesso tempo diverse, per apprendere delle idee nuove che poi potranno essere messe in pratica all'interno del proprio territorio. Parlo di realtà simili perché siamo comunque realtà, almeno nella parte alta, di entroterra, anche se qui c'è il mare scendendo giù, però credo che si possano apprendere anche tanti spunti sotto il profilo turistico, perché questa sicuramente è una città ad alto livello turistico e sicuramente poi le si potranno trasportare ed adattare all'interno del nostro territorio. E io come territorio non parlo solo ed esclusivamente di Sala Consilina, che non è proprio una cittadina a vocazione turistica, però all'interno del nostro territorio, nel Vallo di Diano, ci sono tante bellezze che sicuramente potranno essere rivalutate. Per me la Sala Consilina è la stessa, è lo stesso paese di Castellabate, per me siamo tutti uniti. Io li rispetto e li voglio bene perché loro hanno rispetto per Castellabate e per la nostra società. Io sono quasi 40 anni come presidente di questa società che la porto avanti, però con la mia idea non di chiudere Castellabate, di aprire a Castellabate, a tutti, non pensare solo per se stessi, dato che loro sono sempre disponibili a tutto e sempre con noi e ci invitano sempre. Io oggi per me è una giornata veramente indimenticabile. Ringrazio il Presidente, ai consiglieri, al segretario, io ringrazio tutti per averci dato questa giornata che io la ricordo, perché a me, io lo faccio col cuore, non la faccio per la... Non sono un politico, sono un rappresentante della Società di Mutuo Soccorso di Castellabate e spero di portarla avanti ancora per diverso tempo, se il Signore me lo concede, di portarla dove io penso. La nostra società è nata, conta 151 anni quest'anno. Quando noi andavamo alle scuole elementari nasceva la Società di Mutuo Soccorso di Castellabate. I soci sono circa 500. Oltretutto abbiamo avuto il piacere di ammettere sotto la mia presidenza le donne, in quanto prima non erano consentite. Noi prevalentemente ci dedichiamo ad attività socioculturali, veniamo incontro ai bisogni se si verificano nella nostra comunità. Nello stesso tempo cerchiamo di assecondare anche quella che ce lo impone la legge, quella assistenza indiretta sanitaria per i soci che magari ne hanno di bisogno. Gli amici di Sala Consilina, con i quali siamo gemellati in questa fratellanza, non a caso il simbolo della mutualità, mutuo soccorso, sono le due mani che si stringono. E Sala Consilina insieme ad Avigliano rappresenta una delle società con le quali Castellabate ha instaurato questo forte rapporto di gemellaggio attraverso le società mutuo soccorso. È il responsabile dell'ufficio turismo, ma anche un ottimo cicerone. È una bella esperienza che abbiamo sviluppato subito dopo il film. Non a caso i tanti viaggi organizzati ci portano a collaborare soprattutto nella conoscenza della storia del territorio, perché è un aspetto che va migliorato attraverso una conoscenza profonda del territorio. E rientra nei servizi di qualità di accoglienza. Arrivare in un posto e trovare una spiegazione del territorio in cui tu sei arrivato rappresenta un biglietto da visita importante. Praticamente quest'anno la società ha compiuto 151 anni. Io ne ho partecipato in questa società per un quarto, 40 anni, 4 per 4, 16, sì. Sono 40 anni che sono iscritto in questa società. Diciamo 40 anni e ho ricoperto l'incarico tra presidente e segretario per
forse 35 anni. Quindi di questa società conosco quasi tutto. Ma a parte della nostra società, conosco un po' di tutto delle realtà delle società operaie del Meridione, ma di tutta l'Italia, perché ogni qualvolta io mi sono spostato, facevo sempre riferimento nelle mie ricerche alle società operaie esistenti nei vari luoghi d'Italia. Ed è stato questo una cosa che mi ha aiutato molto. Mi ha aiutato perché praticamente sono riuscito a capire quali erano i sentimenti che spingevano gli uomini che hanno realizzato queste associazioni 150, 160, 170 anni fa, ad aggregarsi e a mettersi insieme, quando le realtà del nostro paese non erano quelle attuali, anche se stranamente siamo ritornati un poco alle origini. Le condizioni dell'Italia sono regredite rispetto a quelle di altri settori. E le società operaie oggi hanno una validità importante di aggregazione, perché servono ad unire la popolazione di un luogo. Conoscono le realtà una per una, perché praticamente le società operaie prima erano presenti in tutti i comuni d'Italia, anzi qualche comune ne aveva più di una. Noi nella nostra fortuna abbiamo in Campania ancora una quindicina di società operaie operanti e vive, e sono dislocate nei posti più belli della Campania, a Capri, a Castellabate, Cerrito Sannita, Santa Agata dei Goti, Sala Consilina ed altre che adesso non ricordo, in provincia d'Avellino. Ma quelle della provincia di Salerno, Castellabate e Sala Consilina, sono legate da un legame molto forte, che credo sia dovuto alla presenza di due presidenti che si vogliono bene e che si collaborano in queste attività. Perché poi le nostre associazioni sono autosufficienti, non hanno finanziamenti, non hanno fonti di lucro diverse, se non quella della contribuzione dei soci, che è una quota minima annua. Però è importante, perché servono a legare gli uomini al territorio, il territorio agli uomini. E noi abbiamo una forte richiesta di iscrizione, una forte richiesta da parte di giovani a iscriversi. Ed è importante, perché i giovani portano nuove idee, nuove curiosità e portano lo stimolo a fare di più. Oggi è veramente una giornata importante per noi, perché oltre ad essere assessore alla cultura io sono socia del sodalizio della società operaia Torquato Tasso, e questo per me è un enorme vanto e pregio, perché le due società sono da sempre unite in un profondo rispetto di stima reciproca, e il sodalizio tende sempre, sia quello salese che quello di Castellabate, a mantenere vivo questo legame, perché proprio questo ciò che attraverso i nostri statuti ci prefiggiamo di portare avanti. E come amministratore della città di Sala Consilina, sono lieta oggi di essere a Castellabate, perché è davvero il simbolo di quello che il Sud riesce ad esprimere in ambito nazionale. L'aver colto un'occasione anche in ambito culturale, in questo caso da un punto di vista cinematografico, è stata un'opportunità per chi non conosceva queste realtà di metterle alla luce. La capacità di aver colto questa occasione da parte dell'amministrazione, da parte comunque del popolo di Castellabate, è stata poi l'occasione per avere un ritorno, voglio dire, socio-economico sul territorio. È inutile dire che quello che ho alle mie spalle è semplicemente un piccolo pezzo e uno scorcio naturalistico di quello che è Castellabate, e per me oggi è un grande onore essere ospitata dal Presidente, dall'intera società, soprattutto per consolidare quello che è nel nostro simbolo, cioè la stretta di mano, che è l'unione dei valori umani, sociali e del mutuo soccorso. Una parola che sembra oggi molto antica, molto lontana da quella che è diventata la società. In realtà il soccorso reciproco è l'aiuto a che dei valori vengano mantenuti saldi e si rispetti l'un l'altro, la persona e la società in questo caso.
Assessore, lei è appena arrivata, il sindaco di Castellabate ci raggiungerà, non ha avuto ancora modo di colloquiare con lui, però secondo me prevedete fondamentalmente delle sinergie culturali tra i due paesi? L'importanza della conoscenza e dello scambio culturale è proprio mettere insieme sinergie che vengono da un'area come la nostra, che è un'area interna del Parco Nazionale del Cilento e Val Lunigiano, con un'area, voglio dire, aperta verso il mare. Quindi questa non può che essere l'unione di due situazioni che sembrano diverse ma accomunate da tanti valori comuni, perché noi portiamo quell'aspetto interno, diciamo, i valori delle aree interne verso il mare, tant'è vero che Sala Consilina, con dalla recente apertura del Museo Archeologico di Sala Consilina, ha testimoniato quando quei popoli erano fortemente in contatto con i popoli del mare, soprattutto attraverso i canali di interscambio montani, e questi canali portavano verso il mare. Non stiamo facendo altro che fare quello che 4 secoli avanti Cristo facevano le popolazioni autoctone del posto. Quindi tant'è vero che in molte tombe storico-archeologiche ritrovate nel territorio di Sala Consilina hanno reperti che sono di chiara provenienza marina, quindi dei contesti della costa, quindi è quasi naturale quello che oggi stiamo facendo. Forse lo abbiamo messo da parte anche come amministratori, ma ricostruiamo quei tasselli di conoscenza e di interscambio che hanno poi reso forte le nostre zone e le hanno portate agli onori della cronaca nazionale. Grazie.
curiosità manifestata dai cittadini e dagli amici, grazie, società, dal presidente, dai soci. Grazie all'anello di congiunzione che è stato Nicodemo, la prego di accettare questo pensiero da parte della società di mutuo soccorso di San Consiglio. E se può apporla sulla scrivania del sindaco, c'è la testimonianza della società di mutuo soccorso di San Consiglio. Grazie. Poi la prego di accettare, questo è un libro che abbiamo promulgato in occasione del 150° anniversario dell'anno scorso, ed è la storia della nostra associazione con lo statuto, e che lei trova, se ha un po' di tempo, di dargli un'occhiata, anche se conta 150. Poi queste sono delle pubblicazioni, questo è stato presentato a Sala Consiglio e riguarda gli antichi statuti di Sala Consiglio. Sono stati tradotti dei ragazzi del liceo classico e questi sono gli statuti, di statuta, sì, gli statuta del di qualche secolo. E questi sono i monumenti interessanti. Grazie e complimenti, perché questi lavori sono testimonianze di per i prossimi 2 anni. Stai a posto per la lettura.